L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha comunicato che il prezzo dell'energia elettrica dal 1 ottobre è salito di oltre il 60%, nonostante l'intervento del governo con il decreto aiuti bis. Tra le cause principali, il perdurare della guerra in Ucraina, i timori per la sicurezza dei gasdotti, le tensioni finanziarie internazionali. La situazione è destinata a peggiorare nel periodo invernale, quando agli aumenti del costo dell'elettricità si sommeranno gli aumenti per il prezzo del gas. Molte famiglie non sono già più nelle condizioni di pagare le bollette e la percentuale aumenterà drammaticamente nelle prossime settimane. E niente, si devono abbassare, secondo la mia ideologia sintomatica, si devono abbassare i signori politici a Montecitorio gli stipendi e devono abbassare di colpo perché non ce la facciamo né per le pensioni e automaticamente neanche per, se uno che non trova o non trova lavoro, anche se uno lavora non ce la fa. Abbassassero le tasse e aumentassero gli stipendi, questa è la realtà dell'Italia. Bisogna risparmiare, se no ce ne andiamo all'altro mondo. Perché è arrivato a demonio tutto, la guerra ha rotto le scatole, Putin. Lui che sta, cioè il gas, la corrente, è andato tutto per lui. A me dispiace di parlare così, ma purtroppo bisogna farlo lo stesso. Bisognerebbe comunque protestare, bisognerebbe scendere in piazza che è insostenibile questo stato di cose, soprattutto perché erano 2 anni che si sapeva cosa andavamo incontro quest'inverno. Quindi le alternative sono due: o protestiamo e cerchiamo di ottenere dei vantaggi per quanto riguarda la fatturazione, oppure ci adeguiamo e cerchiamo di risparmiare. E come cerchiamo di risparmiare? Non è che si può risparmiare, che quello è un bisogno corporale che esiste, il caldo. Bisogna vedere, non lo so, con il legname, con altre cose. Se i prezzi salgono bisognerà scendere di fronte al consumo degli altri anni. Comunque penso di accendere lo stesso perché credo che questo inverno farà più freddo degli scorsi anni. Spengo tutto, cappotto, maglioni, guanti e si risparmia, come si faceva una volta. Siamo pronti a fare dei sacrifici, visto la contingenza, e come mamma di famiglia cercherò di far quadrare il bilancio familiare. Con la speranza che però questo fatto così contingente passi e che le autorità cercano di fare qualcosa, non so. Abbasseremo per quanto riguarda la temperatura e quindi minor numero di ore accese, ci copriremo in casa, non lo so, qualcosa ci inventeremo. Praticamente non si sa perché le bollette sono troppo alte, a gas e anche a luce. Soldi sono così come sono pochi, nessuno non ti viene in aiuto. Dicono che dà qualche bonus, ma quando lo dà e poi deve fare tante tante domande per guadagnare, è proprio niente, non si sa. Quest'inferno si sta malissimo.